Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi voglio esprimere il mio parere per ciò che riguarda la banca Intesa San Paolo. Cosa mi combini Intesa San Paolo? Cosa mi combini? Allora, quindi sia la vostra banca che la mia ha combinato un casotto. Per quale motivo? Tra quest'estate, circa tra giugno e luglio, nelle notifiche, nell'archivio della vostra app c'era un comunicato importante, bello evidenziato. Benissimo. Molti di voi non l'hanno letto. Sinceramente, non ci avevo fatto caso neanche io, però per fortuna mio fratello, che è un po' più attento, aveva letto questo comunicato e mi ha avvertito in tempo. Quindi sono riuscito a mantenere il mio conto corrente su Intesa San Paolo. Cosa diceva questo comunicato in parole povere? Diceva che, essendo io un cliente digital, un cliente che in poche parole non è mai andato in banca presso la propria sede, perché comunque ho fatto effettivamente tutto da internet, ho aperto il conto da internet, gestisco tutto da internet tramite app, per il momento non sono mai stato effettivamente in filiale. E allora cosa mi proponevano? Di passare sempre sotto questa loro, diciamo, succursale, ok? Chiamiamola così, EasyBank, dove effettivamente, diciamo, è una banca senza una sede fisica, quindi una banca online, dove il canone mensile era minimo, quindi comunque c'erano dei risparmi, eccetera, eccetera, c'erano dei vantaggi. Però cosa dicevano loro? Guarda che se tu non chiami per annullare, per disdire questo passaggio, noi faremo questo passaggio. Ora, questa cosa è legale? Sì, purtroppo, diciamo, è legale. Loro ti hanno mandato l'avviso, anche se a mio parere potevano comunque inviare anche una raccomandata per avvertire di ciò, o meglio ancora, potevano fare diversamente. E perché dico potevano fare diversamente? Perché questo passaggio, ragazzi, su questa banca digitale, comunque sia, è un passaggio. Se fosse stato un passaggio normale, ok, chiamiamolo così, quindi mantenevo il mio IBAN, mantenevo tutte le cose invariate, ok, ci sta, pago di meno, sto lì. Tanto la sede fisica, effettivamente, ci vado poco e niente, non ci sono mai andato per il momento. Però no, loro che facevano? Facendo questo passaggio vanno a cambiare il vostro IBAN, il mio IBAN, quindi è un casino. Finanziamenti sotto questo IBAN, bollette sotto questo IBAN, diventa un casino e diventerà sicuramente, sta diventando per voi un casino che magari non vi siete accorti di questo comunicato. Ora, e concludo, cosa potevi fare Intesa San Paolo? Anziché mandare questo comunicato dove ci facevi sapere che facevi questo passaggio coatto, ok, chiamiamolo così, questo passaggio se il cliente non ti chiamava per disdire, era meglio che facevi questo comunicato dove avvertivi: caro cliente, sei un cliente digital, sei un cliente così bravo con l'innovazione, con la tecnologia e non sei mai venuto nella nostra filiale. Se chiami, hai la possibilità di passare a EasyBank, sempre una nostra succursale, dove risparmi tantissimo. Questo sarebbe stata la cosa più corretta e la cosa, anche perché poi si sarebbe sparsa la voce, eccetera, eccetera. E sarebbe stata la cosa che non avrebbe fatto incazzare proprio nessuno. Comunque sia, io continuerò ad essere vostro cliente perché per fortuna ho bloccato questo passaggio e quindi, diciamo, sono incazzato poco, ok? E nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.